Pierpaolo mi ha insegnato solo vita. Ma perché, per esempio, tu quando fai film come A Cattone, Mamma Roma, a girare in posti, come per esempio qui in casa mia, i posti qui di Borgata? Guarda quei ragazzini, guardali bene. Ti sono più simpatici questi ragazzini qui oppure dei ragazzini che siano quelli che tu chiami figli di papà? Non sono più simpatici questi qua. Beh, io ero un figlio di papà. Io sono stato, purtroppo, sono stato un figlio di papà. Un padre ufficiale, la madre maestra. E poi sono sceso in presidente a Roma. E ho conosciuto un mondo che non avevo mai conosciuto. Cioè il mondo del sottoproletariato, lo sai che cos'è? No. Lo sai che cos'è? No. È il mondo di gente che lavora dove non ci sono industrie. Pasolini a Roma frequenta le borgate, conosce i fratelli Citti e Ninetto Davoli, ragazzo baraccato, non ancora sedicenne, che entrerà a far parte della sua famiglia e della sua cerchia di amici con Laura Betti, Alberto Moravia, Elsa Morante, Sandro Penna, Dacia Maraini. A Pierpaolo non interessava la Roma archeologica. Per lui la vita vera era al di là della città. Caciotta, Piattoletta, Riccetto, pidocchiosi che non c'hanno una lira in saccoccia, rubano 50 sacchi, fanno la grana che sì che conta in questo sozzo mondo. È il suo esordio letterario, Ragazzi di vita. La storia della mia vita è la storia dei miei libri. I miei libri eccoli qua, quindi qui in questo divano c'è tutta la mia vita praticamente. Penso che anche presentarsi, come faceva Pasolini, fisicamente in mezzo alla strada, in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, voglio dire, tutte queste cose riguardavano una figura originale e non uno scrittore da tavolino. Pasolini credo che sia legato al mondo dei baraccati, cioè degli esclusi, di quelli che vivevano allora nelle periferie prima che si costruissero quegli orrendi palazzoni. Mi piaceva questo popolo che veniva fuori, impolverato perché aveva attraversato, diciamo, il quartiere sterrato.